Si chiama Viaggio nell'impresa sulle tracce delle eccellenze di Bari e Bat, il progetto promosso e ideato da Confindustria Bari e Bat che ne ha fatto tappa alla Getrag, azienda tedesca, nonché il più grande fornitore al mondo di sistemi di trasmissione per automobili e veicoli commerciali che ha scelto la sua sede italiana proprio a Bari. Alla presentazione del progetto, avvenuto all'interno dell'azienda stessa, presenti l'amministratore delegato Getrag, Robert Taylor, il direttore di produzione, Aldo Cirilli, Vincenzo Lioce, direttore del personale e l'ingegnere Michele Vinci, presidente di Confindustria Bari e Bat, che parlando di viaggio nell'impresa ha dichiarato ai nostri microfoni: noi non ci fermiamo, cominciamo con le piccole. Oggi ci sono tante aziende di media imprese che ci chiedono di essere visitate perché ne hanno visto i vantaggi, che è quello non tanto di tipo pubblicitario, quanto di tirare su un pochettino il morale del territorio, il morale dei giovani che possono prendere esempio, prendere conoscenza di quello che esiste sul territorio e quindi adeguare il proprio corso di studi, farsi venire delle nuove idee per poter trovare la strada giusta sia per la loro vita sia per quella dei propri familiari di tutto il territorio. Qual è la strada giusta invece che gli imprenditori della provincia di Bari e della provincia di Bat devono intraprendere? Beh, devono insistere, lo fanno già, ancora di più sull'internazionalizzazione. Getrag è un'azienda che, oltre ad essere di origini tedesche, quindi fuori dall'Italia, fa un prodotto che non viene quasi venduto in Italia, quindi è un esempio di internazionalizzazione che va imitato da tutti quanti. Quindi il suggerimento, il messaggio che io vorrei dare alle nostre imprese è: continuate ad insistere sul filone internazionalizzazione.